Fine anno, tempo di bilanci. Nei giorni scorsi la Regione Toscana ha varato quello per il 2016. All'interno, dice il governatore Rossi in una intervista, ci sono impegni precisi per la zona di Pisa. Ma sulla zona di Pisa sono centinaia di milioni il progetto esecutivo che è in gara per il completamento dell'ospedale. Chiunque può passare di lì e può vedere come nell'arco di 10 anni si sia realizzato uno degli ospedali più moderni e più importanti d'Europa, in strutture e anche in qualità. Abbiamo aperto la discussione per quanto riguarda la progettazione della strada di collegamento tra Pisa e San Giuliano. Dal completamento di Cisanello alla tangenziale di Nord-Est, non più progetti nel libro dei sogni, dice il governatore Enrico Rossi. Quelli che mettiamo adesso nel bilancio sono opere che si realizzano. Su Pisa e la costa l'attenzione non manca, aggiunge il presidente della giunta regionale, che torna a parlare di sistema aeroportuale e di collegamenti da migliorare tra Pisa e il capoluogo. Collegamenti veloci quando stanno, come già alcuni, nell'ambito dei 40 minuti, 45 minuti, 50. Si può chiedere di stare in 40, ma insomma molto di più non si va, anche perché bisogna dire ai pisani che ci sono anche quelli che stanno a Pontedera, che stanno anche a Cascina, che stanno anche a Empoli, no? E magari hanno voglia di montare sui treni e di non vederseli passare davanti. Va detto anche a fiorentini, perché ora non è che gli aeroporti sono solo loro che adesso dettano legge in Toscana, ci vuole misura. Ecco, noi garantiremo che si potrà arrivare da Pisa a Firenze, come già abbiamo fatto, in modo che i due aeroporti siano collegati, ma dobbiamo garantire anche ai pendolari di potersi muovere.